sindaco ha approvato il nuovo piano di tariffazione appunto per la TARI, un suo commento? Sicuramente questo tanto è un primo passo, perché già adesso dopo il Consiglio faremo una giunta per approvare, vuol dire, il bilancio preventivo, che come si sa non c'è stata la proroga da parte del governo, dunque entro fine aprile dobbiamo andare assolutamente almeno in giunta col bilancio. E per quanto riguarda la TARI, ovviamente c'è un piccolo aumento, è molto meno rispetto a quello che era stato programmato, purtroppo c'è questo aumento, ma sicuramente sarà negli anni poi con il porta a porta spinto, e grazie soprattutto ai termini che ci pone anche l'Unione Europea della scossa differenziata, ci sarà una riduzione delle tariffe. Approfitto anche di questo momento per fare un ringraziamento a tutti i lavoratori, ci danno energia per come stanno portando avanti il servizio, e indubbiamente questo è il primo passo per poi partire col porta a porta spinto nel prossimo mese. Cosa dire, quando si parla di tasse è sempre brutto. Sicuramente la sfida è quella, la prima sfida l'abbiamo vinta qualche mese fa, che è stata quella di affidare ad una nostra partecipata a Energia il servizio. Chiaramente adesso la vera sfida è quella di promuovere il servizio, farlo diventare ecologicamente giusto. E quindi questo aumento è la strada da percorrere per arrivare finalmente a gestire la raccolta dei rifiuti nella nostra città in modo adeguato ai canoni moderni, ecologici, e quindi l'augurio, la speranza, la volontà di tutti noi è quella di dotare tutto il territorio cittadino di una raccolta differenziata, spinta porta a porta entro la fine dell'anno, e questo andrà a giustificare sicuramente questo aumento, dando una qualità al servizio molto maggiore.